benvenuti amici a questo Bye Night eccellente, perché ci troviamo, pensate, a Oria, all'Enoteca Merum, e abbiamo incontrato, per caso, si può per dire, Emilio Carbone. Ciao Emilio, grazie per l'accoglienza innanzitutto. Abbiamo visto già il folklore, la musica del posto e comunque anche la conoscenza del vino, che è importante. Noi sappiamo che è un po' difficile apprezzare i vini locali. In questo posto fantastico è il momento giusto, l'eccellenza del vino si presenta al gusto del palato. Qui si assaggiano dei vini abbinati soprattutto ai cibi e agli alimenti. Noi forniamo, serviamo soprattutto alimenti, diciamo, piuttosto freddi o un po' anche caldi, ma ci fermiamo soprattutto sui salumi di cervo, di cinghiale, salumi scelti, salumi pregiati. Serviamo i formaggi, pecorino col miele, pecorino con le noci, oltre le insalate, le varie insalate che noi facciamo. Logicamente è problematico l'abbinamento dei vini con gli alimenti, ed è per questo che io con mio figlio, appena abbiamo aperto l'enoteca, abbiamo subito fatto un incontro culturale con qualche amico sommelier per dare l'idea dell'abbinamento dei cibi vino, che è una cosa molto molto importante. E che non è facile, tra l'altro, no? Quindi ci vuole anche un gusto, un tatto, il gusto del vino che si deve abbinare a quello del palato. Quindi ci sono degli alimenti particolari che stuzzicano il palato, lo preparano alla degustazione del vino. Certo, tipo il formaggio pecorino col miele, per esempio, dove possono essere abbinati dei vini dolci. Cioè i vini dolci praticamente vanno con i dolci. Quindi, se ho capito bene, siete voi che date un consiglio ai vostri clienti? Sì, certo, però ci aggiorniamo infatti ogni anno. Siamo ancora al secondo anno e adesso a giugno apriremo un altro, delle serate a tema, che sono il venerdì, per quanto riguarda proprio l'abbinamento cibi. Faremo serate a tema, nel senso che presenteremo un tipo di vino ogni venerdì. Il rosato, il rosso, il dolce, il bianco e così via. E chi più ne ha più ne metta. Con l'aiuto dei professionisti, logicamente. Bene, certo. Voi siete coloro che spianano la strada, aprite al vostro pubblico, il pubblico del Merum. Che tipo di pubblico è? Beh, io direi che è un pubblico di un ceto medio alto. Ceto medio alto, in quanto ancora il concetto di enoteca nel sud almeno non è ancora molto attivato. E quando parlo di enoteca, io mi sono lanciato insieme a mio figlio, ci siamo lanciati, diciamo, in questa avventura, e diciamo che stiamo andando avanti, perché ripeto, il concetto di enoteca non c'è. Beh, e allora qui ognuno può trovare ciò che fa, che arricchisce il proprio figlio. Il concetto di enoteca inteso come incontro culturale di persone che scambiano le loro idee al suono di una musica dolce, possibilmente, evitando quel caos che c'è nelle pizzerie o in altri locali, va bene? Senza andare senza, contro, senza nulla togliere. Senza nulla togliere. Allora, Emilio, da quanto tempo hai aperto questo posto? Maggio 2004. E in tutto questo frattempo quanta gente è transitata qui dal Merum? Beh, in estate è diverso, specialmente in agosto. Agosto, settembre, giugno, ottobre, questi mesi sono piuttosto pieni, va bene? Quindi io ho avuto agosto specialmente un bel pieno. Ci sono, come tutte le attività commerciali, un po' di alto, un po' di basso. Certamente. Ci troviamo nel cuore della Oria medievale, perché certo. Questo è molto importante. In un posto così non poteva mancare un locale di questo genere. E tu con tuo figlio dove pensate di arrivare con questo progetto? Io mi auguro che ci sia un aumento di clienti, e in questo caso potremmo ancora un po' allargarci, insomma, no? E fare soprattutto arrivare anche un po' ai cibi caldi, già qualcosa nel preso. Iniziamo a preparare. Cioè. Beh, allora io direi che sia il caso di andare a vedere che cosa sta preparando da quella parte tuo figlio. Lui ha detto certe cose. Che lui l'ha detto alle spizioserie di questo locale, ricordiamolo. Che sono tante, adesso mio figlio mi dirà.
Diciamo qual è il giorno di chiusura? Lunedì. Lunedì non venite in questo fantastico posto che si trova ad Oria, in via Vicoli Corsura. Sono due vie strade, perché di qua sinistra, di là sinistra, di là sinistra. Ah, benissimo, allora non so se entriamo, usciamo, vediamo un po'. Vieni, vieni, fratello. Eccolo, Pier Fabio Carbone, tutto vestito e ghindato, pronto per la preparazione di queste viziosserie che si trovano in questo bellissimo bosco. Allora, dici un po' i segreti della cucina del Merum. Merum è un'enoteca che fa anche da osteria, serve per degustare i migliori vini, non soltanto pugliesi, ma soprattutto italiani, nonché i prosecchi, aperitivi che riguardano soprattutto le spiagge e i luoghi di altamente turistici. Allora, se dovessimo cominciare, no, con una spiziosità, che cosa ci suggeriresti? Per quanto riguarda le spiziosità bisogna tenere soprattutto conto delle stagioni. Abbiamo i salumi e i formaggi per l'inverno che accompagnano il primitivo dolce e il primitivo secco, e la malvasia la possiamo accompagnare con formaggio, miele e noci. Invece per il periodo invernale ed estivo abbiamo la fonduta di cioccolata accompagnata dal prosecco, da biscottini e frutta fresca di stagione. Allora, per ogni stagione un gusto, ma il gusto che prevale maggiormente nel pubblico, nella clientela del Merum, qual è? Che tipo di spiziosità è più richiesta? Preferiscono soprattutto la cucina casereccia, con prodotti tipici locali, i formaggi e molto i frutti vini, olive verdi, funghetti e tarallucci all'olio di oliva, nonché i cibi piccanti, patè di peperoncino, peperoncini interi, oppure la nduja, che sarebbe una salame al peperoncino di origine calabrese. Guarda, mi stai facendo venire l'acquolino in bocca. Senti, ma possiamo spaziare, dicevamo, tra le bevande, tra i vini più conosciuti nella Puglia, e vedo una vasta gamma in esposizione anche, ma si può anche assaggiare qualche prelibatezza che proviene anche da qualche altra parte d'Italia. Sì, abbiamo il prosecco di Conegliano Veneto, e abbiamo i vini del Veneto di Caltaroma, Raboso Piave, e il rosso di Montalcino, nonché abbiamo il Don Pepe delle nostre parti, che comprende Negramaro, Marvasia e di Montepulciano, e abbiamo anche il primitivo, quello della cantina sociale dell'edificio di Manduria, che è tra i migliori vini spusi che forniamo, ed è molto richiesto il vino di 15 gradi secco, nonché la Malvasia di 14 gradi. Senti, ma alla fine di tutto questo si esce un po' brilli da questa situazione o si esce più che altro soddisfatti? Sì, si esce brilli e soprattutto allegri e pieni di entusiasmo per affrontare una nuova giornata. Bene, allora, come avete visto, cari amici del By Night, una viziosità il Merum, che è sicuramente un luogo dove si possono fare degli incontri, si possono intavolare delle discussioni, ma soprattutto si può gustare il vero sapore tipico di questi posti. E Oria è un posto che davvero merita. Sì, Oria è soprattutto importante per il turismo e dei monumenti. Abbiamo dalla Basilica al Castello Svevo e noi abbiamo aggiunto la grotta dei vini dell'Enoteca Merum, che già era un frantoietto, ma per quanto riguarda i primi del Novecento era un deposito di vini. I vini locali, prodotti personalmente dall'azienda Carbone, e trattava soprattutto di primitivo, moscato, d'Amburgo e malvasia. Bene, allora, dobbiamo vederla questa grotta, ci fai strada, ci fai compagnia, vieni Francesco, vediamo se riusciamo a catturare qualche scorcio di questa grotta bellissima che, se ho capito bene, riserva delle spiziosità. Ecco qui, una leggera scala ci accompagna fino al fondo corsa e abbiamo la possibilità di entrare in questa zona piena di pozzi, e sono delle pozzi, buonasera, potete proseguire tranquillamente, sono delle pozzi nelle quali si conserva Il mosto subito dopo che è stato pigliato, prima di nozze di legno, e veniva depositato in questi recipienti i capasoni, ecco.
dopo la fermentazione da questi piatti in creta, e veniva raccolto da quest'altra uscita del catasone. Questi risalgono sempre agli inizi del Novecento, sono originali, si possono ancora utilizzare tutt'oggi, anche se non sono più molto diffusi. Quindi per il momento ce l'avete in bella mostra, se ho ben capito. I signori stanno brindando con il vino contenuto in queste giare? Sì, è stato contenuto, ripeto, agli inizi del Novecento, adesso viene conservato in recipienti di vetro che si trovano presso gli stabilimenti. Allora, questa è praticamente la cantina, se vogliamo. Ecco, quindi il posto dove giaceva questo vino in attesa di passare al palato. Sì, oltre ai recipienti che potete vedere ci sono delle cisterne, si trovano nella stanza da dove si entra, che adesso sono state chiuse per motivi di sicurezza, perché l'abbiamo preferito utilizzare la cantina come noveca. Benissimo, allora io direi alziamo i calici e facciamo un bel brindisi al By Night. Grazie per averci accolto in questo splendido posto, e sicuramente è un posto dove avremo modo di ritornarci, è vero? Sì, sì, senz'altro. Grazie agli amici del By Night, buon proseguimento di serata, noi restiamo con loro, grazie, ciao a tutti.